Antonio Carrassi, comandante della Polizia Locale di Castiglione delle Stiviere, negli studi di Tempo Radio per filo diretto. Buongiorno comandante e bentornato. Buongiorno e ben ritrovati alla redazione e tutti i radioascoltatori. Allora, noi sa che lei è esperto, sa che gli ascoltatori li invitiamo a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo il numero per mandare gli sms come anche messaggi WhatsApp, che è il 348-3188-339. Per chiamarci 0376 6317 09. Poi ancora siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook e Twitter, sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo Temporadio, su YouTube Temporadio Live. Allora, dunque, cominciamo facendo gli auguri. So che lei vuole fare gli auguri, quindi iniziamo con questo. Sì, ben augurati e complimenti alla nuova amministrazione. Siamo in attesa di conoscere le deleghe degli assessorati. Un in bocca al lupo per il nuovo quinquennio e un grazie a tutti gli amministratori e collaboratori della Polizia Locale, soprattutto per quanto mi riguarda, nella mia sfera di competenza, a quelli che hanno lavorato con me e che abbiamo lavorato insieme in sinergia. Siamo stati molto, molto bene questi 5 anni passati, quindi auguri a chi ha terminato, in bocca al lupo a chi comincia. Benissimo, quindi giustamente questo. Tra l'altro, si comincia già con, perché sono iniziative bellissime viste da una parte, è sempre così, è un po' come quando noi andiamo al ristorante, no? Che è bellissimo andare al ristorante magari con la persona che ami, eccetera eccetera. Di là, dietro la porta, c'è chi invece sta sudando, specialmente in questo periodo, eccetera. Ecco, e voi, appunto, questa amministrazione parte con una bellissima manifestazione che è la fiaccolata, ma che ovviamente crea dei problemi logistici per voi, ovviamente. Sì, dietro le quinte c'è un lavoro molto, molto duro, perché ci sono riunioni in prefettura, coordinamento tra i comuni Castiglione e Solferino, con il comitato della Croce Rossa, per tutta l'organizzazione, perché le passate edizioni, quelle pre-Covid, si parla di una partecipazione di 7, 8, 9 mila persone alla fiaccolata. Quest'anno non c'è il campo, quindi è un po' ridimensionato rispetto agli anni pre-Covid. Si parla di una partecipazione proprio non molto rilevante, ma comunque i preparativi, o che si faccia per 2-3 mila persone o per 8-9 mila, sono sempre quelli. Quindi siamo quasi addirittura d'arrivo. C'è anche l'inaugurazione del Museo della Croce Rossa, quindi il giorno della fiaccolata. Per quel motivo lì informo anche chi ci ascolta e che partecipa al mercato, la parte dei banchi, la parte mercato, quella dal Museo della Croce Rossa fino al semaforo dell'ospedale, viene spostato nel piazzale Repubblica. Quindi sabato mattina quel pezzo di mercato si sposta in piazzale Repubblica. Tornando alla fiaccolata, noi l'orario è sempre quello all'imbrunire, quindi attorno alle 20 parte da Solferino, arriva a Castiglione attraverso il Belvedere, quindi via Barche di Solferino, arriva vicino a Grattacielo, attraversa il semaforo dell'ospedale, fa via Garibaldi, poi scende giù per via Ordanino, passa vicino alla Basilica di San Luigi, fa via Martatana, via Perati, inizia viale Boschetti e termina nel Parco Pastore. In tutte queste strade menzionate del centro storico, quindi a partire dal semaforo dell'ospedale fino all'ingresso del Parco Pastore, è interdetta la sosta nel sabato sera. Quindi chi abita, chi lavora o chi frequenta il centro sappia che dalle 19:30, dalle 20 in poi, le macchine devono spostare, altrimenti saranno rimosse. E non è mai bello. Non è bello, no. Siamo andati sostanzialmente bene in tutti gli altri anni, sono state pochissime, certo, le macchine rimosse, perché ci sono i cartelli preventivi. No, ma vedi, lei lo guarda dal punto di vista del vigile, ma le assicuro, da automobilista non è bello, perché primo, magari se non lo sai, pensi che te l'abbia rubata la macchina; secondo, devi pagare una multa, la devi andare a prendere, spesso è anche un po' bocciata anche. No, beh, bocciato non mi risulta, però c'è anche i caratterizzi a pagare, la sanzione. Infatti, oltre allo spaventino iniziale. Quindi, appunto, diciamolo, perché è importante per i cittadini che abitano nella zona, spostate la macchina. Esatto. Proprio, ecco, spostatela, perché non è una cosa piacevole, appunto. Per evitare questo che diceva lei, comunque ci sono dei miei collaboratori che in via preventiva, ancora prima che parta la fiaccolata,
fa il percorso, e quindi dove ci sono delle auto in sosta, come abbiamo fatto negli anni precedenti, attraverso il numero di targa cerchiamo di contattare, insomma facciamo tutto il possibile per evitare questo dispiacere all'utente. Benissimo, quindi questa è una bellissima iniziativa questa, sì. Complimenti veramente. Quindi allora Fiaccolata sarà appunto sabato questo? Sabato, sabato, sì, questo sabato, sabato. Quindi appunto ha detto le vie il comandante, chi abita, chi la, non parcheggiate lì insomma, andate in altre vie. Poi ancora per quanto riguarda la sicurezza anche, mi accennava sì. Che avete vinto un bando, il comune ha vinto un bando, giusto? Sì, l'aveva anticipato proprio qui a Tempo Radio il sindaco e il vice sindaco, do qualche dettaglio in più. Parto dal dire che abbiamo partecipato e vinto un bando per l'installazione di telecamere all'interno dei parchi, per 80.000 euro, e una quota a parte di 20.000 deve metterle il comune, quindi verranno installate in tutti i parchi, quindi parchi più Parco Pastore e Parco dei Senzani, dove in parte sono già presenti, ma abbiamo molti parchi qua a Castiglione. Pensiamo, ne menziono solo qualcuno per tutti, per esempio c'è a San Vigilio, c'è il parco di Via Campasso, c'è Grole, c'è di fronte ai Vigili del Fuoco, ci sono dei parchi, quindi abbiamo già individuato in linea di massima quali sono le postazioni da coprire, e poi ovviamente faremo la manifestazione di interesse per individuare la ditta che ci fornirà queste telecamere, e in base al numero di telecamere che vengono, che vincerà insomma la ditta, sarà da capire dove coprire, quanto coprire. Così, giusto in modo semplicistico e approssimativo, possiamo comunque dire che ci saranno un incremento di almeno 50 telecamere in più, che vanno ad aggiungersi alle 176 già presenti, quindi arriveremo almeno a 220-230 telecamere. Vorrei ricordare che tutto questo è stato realizzato a partire dalla passata amministrazione, quindi in 4 anni siamo arrivati da 0 telecamere, perché l'impianto precedente messo un decennio fa era andato in disuso, in 4 anni siamo arrivati da 0 a 230 telecamere, dove sono collegate con le forze dell'ordine, sono visibili ovviamente da noi per la viabilità, e posso rassicurare che vengono utilizzate anche per scopi di sicurezza, per microcriminalità, sì. Per fortuna non ci sono grossi eventi delittuosi, e sono molto, molto sono efficienti ed efficaci, quindi funzionano, certo. Soprattutto anche nell'ultimo periodo, dove non siamo ancora a completo, ma stiamo sostituendo le SIM che hanno una trasmissione dati buona ma non ottimale con la fibra. La fibra viaggia, come ben tutti sanno, a una velocità diversa da quella delle SIM. Siamo circa la definizione migliore. Esatto, all'80% già sono state sostituite le SIM con la fibra. Abbiamo l'obiettivo nel giro di un paio di mesi arrivare al 100%, e con quelle è proprio una cosa eccezionale, è visibile e alla mano. Che anche lì non è che la polizia locale si voglia guardare i film, cioè sta a guardare appunto se c'è magari un delinquente che scippa una signora e poi scappa con un motorino eccetera, voi riuscite a vedere la targa, se la visione è buona riuscite, sì, certo. A leggere la targa, se la visione è cattiva molto spesso si interviene a posteriori, ma comunque c'ha le registrazioni che per legge sono di una settimana, ma lo scopo è nei comuni un po' più grandi di quelli di Castiglione esistono le centrali operative. Le centrali operative vuol dire un'equipe di poliziotti, di agenti, che è in una sala dove visiona in modo permanente tutte le telecamere. Castiglione abbiamo un comune un po' non molto grande, quindi personale quello che è, la centrale operativa non ce l'abbiamo, ma comunque registra, e quindi sono stati efficaci in molte situazioni. Sì, e quindi appunto tutto migliora anche come deterrente, perché poi dopo il malintenzionato lo sa che lo beccano, sì. Quindi appunto. Poi ecco, chiudevo il discorso dicendo che non sono solo quelle che noi vediamo le telecamere visibili, ma abbiamo anche delle telecamere che spostiamo a random, e che sia per i rifiuti che anche per eventi delittuosi, quindi ci sono delle telecamere che noi piazziamo anche in collaborazione con altre forze dell'ordine,
c'è la possibilità alcune telecamere di mettere in posizioni dove dove è necessario. Se sospettate che in quella casa ci sia qualcosa che non va, tu le mettete le telecamere, esatto, magari anche occultate in qualche maniera. Possono essere anche occultate, sì. Quindi è tutto quanto proprio in, per la sicurezza del bravo cittadino, cittadino onesto, ovviamente. Posso chiedere una cosa anche? Delle volte ci sono dei cinquantini, non so cosa siano, dei motorini, come si chiama, che fanno un po' di rumore. Sì. So che avete ricevuto delle proteste. Sì, nei mesi passati, ma comunque quasi tutti gli anni arrivano queste proteste con l'inizio della primavera, dove si aprono le finestre, dove gli utenti utilizzano molto più spesso i due ruote. Quest'anno ci siamo messi un po' più di impegno perché abbiamo due o tre agenti in più, quindi ci sono dei controlli mirati per i ciclomotori. Il problema principale è che chi fa rumore non è semplice come quando ho cominciato io a fare l'agente 30 anni fa, che si fa una multa solo perché la si sente ad orecchio. Allora io sanziono un ciclomotore perché secondo me fa rumore, è soggettivo. Purtroppo per noi abbiamo meno spazio rispetto a questo, a questa fattispecie. Un ciclomotore che si ritiene che faccia rumore va sottoposto a dei controlli oggettivi, quindi di decibel, quindi va stabilito, diventa molto molto più complesso che perseguire rispetto a prima. Ma comunque abbiamo delle pattuglie che sono dedicate appunto ai due ruote, ovviamente nei posti di controllo, e ci stiamo attivando abbiamo fatto anche delle sanzioni. È un fenomeno che stiamo cercando di arginare. Certo, le due ruote, se hai due tempi specialmente, fa più rumore, questo non c'è, però ci sono alcuni che sono veramente rumorosi. Sì, piuttosto quelli vecchi o quelli elaborati, perché i ciclomotori nuovi adesso siamo abituati con quelli nuovi che sono silenziosissimi rispetto ai Ciao, ai 125 Piaggio che c'erano prima, i 50, erano motori completamente diversi e molto più rumorosi. Quindi certo, se passa un ciclomotore un po' più datato, la differenza la si sente. La si sente, certo. Allora, direi di fermarci un attimino con Antonio Carrassi, comandante della Polizia Locale di Castiglione delle Stiviere. Ci troviamo tra un paio di minuti. Compagnia del comandante della Polizia Locale di Castiglione delle Stiviere, Antonio Carrassi. Questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Abbiamo altri temi, poi leggeremo i messaggi. Voglio dire subito, c'è un messaggio WhatsApp in cui le dice: buongiorno Antonio, bentornato. Non è firmato, io chiedo sempre di firmare perché non posso dire, cioè non, appunto è anonimo, quindi c'è qualcuno che la saluta, comandante. Grazie. Allora, dunque, stavamo parlando appunto di lamentele per i ciclomotori, e per quanto riguarda invece gli automobilisti anche, la velocità come va? Stanno imparando? Non stanno imparando, perché noi continuiamo a fare le sedute di autovelox mobile. Mobile vuol dire che ci spostiamo dove la gente deve presidiare l'apparecchiatura, e nelle sedute che facciamo si riscontra che sono le sanzioni, continuano a essere tante, non calano, e purtroppo c'è non dico un incremento, ma comunque sono stazionarie, stabili le sanzioni. Sono alcune vie che sono direttrici importanti che presidiamo molto spesso, alcune altre vie meno affollate, ma i numeri, la densità delle auto che passa è proporzionale alle sanzioni che facciamo, quindi posso dire che per quanto riguarda gli autovelox mobili sono ancora tante le sanzioni. Come sono tante le sanzioni, ho avuto riscontro guardandolo proprio qui prima di venire a Tempo Radio, le infrazioni rilevate in modo automatico, l'autovelox che c'è sulla strada per Desenzano sta incrementando le sanzioni rispetto a un paio di mesi fa, quindi la gente va più al lago rispetto a prima, e in modo proporzionale aumentano le sanzioni. E poi è per quando tornano, no? Rientri. E ahimè, anche, sottolineo ahimè, quello dell'ospedale non accenna proprio a flettere i numeri, quindi sono costanti. Ricordo, installato nel 2010, non ha mai avuto
un periodo di flessione delle sanzioni, sempre costante, 11 anni. Certo, poi oltretutto lì non è, si è soltanto in centro a una città, si è vicino a un ospedale, tra l'altro. Quindi, ma dico, c'è un semaforo, quindi se, se, uno, esatto, se, se ci sono 10-15 infrazioni in un giorno su un semaforo, vuol dire che 10-15 persone sono distratte. Certo. A un semaforo, figurarsi quando si va sulla strada normale. Certo, certamente. Allora, io approfitto di un messaggio per chiederle di lanciare un appello. Le leggo questo messaggio. Comandante, buongiorno. Ci sono truffatori in giro, non so a Castiglione, ma nell'Alto Mantovano sì. Lanciamo un po' un appello appunto per evitare truffe, furti anche, perché leggevo un rapporto dei carabinieri che in buona parte dei casi i ladri entrano senza nemmeno forzare, c'è chi ma sono andato soltanto a comprare il pane e lascio la casa aperta. No, allora le solite cose che possono sembrare banali, ma banali non sono. Cioè ovviamente dove ci sono i piani rialzati e i piani terra è bello avere le finestre aperte e arieggiare, ma purtroppo viviamo in un mondo dove questo non è possibile, quindi bisogna chiudere. Se c'è l'allarme anche per pochi minuti bisogna inserirlo se si va via, e soprattutto non bisogna fidarsi, questo viene detto da decenni, delle persone che vanno lì a suonare per qualsiasi scusa. Faccio un esempio, cioè, se non è che una persona che viene a suonare porta dei beni essenziali, delle medicine che uno è costretto ad aprire. Se viene una persona che non si conosce e dice sono della finanza, sono un agente della polizia locale e ci sono dei dubbi, non aprite, prendete il telefono, chiamate quella forza dell'ordine, forza di polizia che c'è, dice, 112, ecco, quindi, numero unico, ecco, lì è assolutamente comprensibile, anzi il 112 specifica, suggerisce questo, dove avete dei dubbi non aprite, anche se vedete in divisa chiedete riscontro, saranno sicuramente comprensibili e non si arrabbieranno, e siamo tutti più tranquilli. Certo, certamente. Allora, le leggo i messaggi. Scusi, io vorrei dire che la gente va troppo forte in macchina, dovete andare piano, per dindirindina. È quello che stavo dicendo io, supporta il riscontro che davo prima. Gli autovelox dove vengono piazzati fanno grandi numeri, purtroppo. Così, ecco, un messaggio. Il bilancio del comune con le multe sorride. Eh sì, però dopo è bello dire che un'amministrazione fa cassa, come ho avuto modo di dire tante volte, non veniamo a bussare alla porta a dire dacci i soldi della multa se non è così. Quando arriva una busta verde con una sanzione è perché, non dico che uno, è brutto dire, se è andato a cercare, perché anch'io sono sulla strada, anch'io a volte ho preso delle sanzioni, quindi comprendo benissimo, ma in alcune situazioni, in alcune posizioni dove è palese, è chiaro che ci sono dei rilevatori, e in modo imperterrito, dopo, dicevo prima, 11 anni continuano gli stessi numeri, c'è qualche problema nel modo di guida, negli utenti. Questo è incomprensibile per me, perché dove viene messo un autovelox tipo l'ultimo che abbiamo messo sulla strada per Desenzano, anche lì speed display dove ti indica la velocità, segnaletica, e siamo in rettilineo e continua imperterrito a fare decine di sanzioni al giorno. Certo, quindi posso certo capire i primi periodi, ma se la cosa è costante, qualche problema c'è una distrazione, uno non si rende conto che gli viene il flash della velocità che sta percorrendo. Certo, mi chiedo, allora perché prende l'infrazione? Perché dire l'amministrazione fa soldi, lo mette in modo visibile, non si nasconde, è tutto chiaro, un'infrazione semaforica non ci dovrebbe neanche essere l'avviso che c'è un rilevatore, viene messo, ma al semaforo il modo di guida deve essere col rosso, non si passa, tanto per intenderci. Allora, le associo due messaggi soltanto, perché tanto sono numerosi, ne sono arrivati tanti anche adesso, stavo guardando. Comandante Salvi, la viabilità è migliorata molto con la rotonda Giovannoli Tamoil, ora però all'ospedale lo dica perché lei l'ascoltano. E un altro messaggio sulla rotatoria, appunto, dice però è troppo stretta, è a norma? La rotatoria Giovannoli, sì, sempre quella là. Allora, ci siamo recati ieri con la committenza della rotatoria, faremo una piccola modifica dove c'è un cordolo che viene spesso toccato, anche se è stata già certificata ed è assolutamente a norma. Il problema è che anche
alcuni utenti pensano, cioè una rotonda, uno si deve, deve arrivare alla confluenza della, della rotatoria quasi fermo, rallentato. Quindi se si arriva ad una velocità che è moderata, che è quasi fermo, e si riprende per la confluenza che uno sceglie di prendere, problemi non ce ne sono, perché le dimensioni della corsia ci sono le aiuole che servono non ad essere come ostacolo agli utenti, ma per, per costringerli a rallentare. Perché la nostra educazione stradale è talmente da maleducati, me compreso, che se non troviamo un ostacolo, non troviamo un manufatto che ci costringe, tipo i dossi, i dissuasori, a rallentare, non lo facciamo. Quindi la conformazione di quella rotonda è stata concepita ad una velocità ridottissima, tanto che chi arriva lì si deve quasi fermare sui triangoli, e chi, chi ha fatto la patente come noi o chi la sta facendo indica dove ci sono i triangolini, devi quasi fermarti, dare la precedenza e ripartire. Se in quella velocità nessuno ha dei problemi, ma ad ogni modo abbiamo capito qual è la criticità di un piccolo problema che non è un difetto, ma che agevoliamo ancora di più, e quindi nei prossimi giorni si interverrà. Poi le chiedono, delle assicurazioni online sono buone, ma in caso di sinistro la constatazione la porto a voi? No, si deve rivolgere a dei numeri verdi, quindi è un po' complicato anche, anche lì. Allora, è vero che le telecamere controllano anche il bollo e l'assicurazione? Quelli varchi probabilmente. Allora, il bollo non, i varchi, sì, il bollo non, sono già decenni che non vengono controllati, perché di default è la regione che verifica il pagamento e dopo manda a casa la lettera. La lettera. Infatti. Invece l'assicurazione, se il veicolo è rubato, la revisione vengono in modo istantaneo, quindi in modo simultaneo indicato, tanto che noi a valle di quei rilevatori molto spesso alcune volte facciamo dei controlli dove chi passa con la macchina ci dice se è senza revisione, certo, o senza assicurazione, quindi la fermiamo e la verifichiamo. Poi, inquinamento, controllate i camion vecchi di certi furgoni e stangateli, dice un messaggio. Io le aggiungo anche un'altra cosa, ci sono anche automobili nuovissime che sono fetentissime, non è che stanno usando con l'aumento dei carburanti, c'è stato un incremento di uso di nafta agricola? Vabbè, dopo lì si va sui controlli degli agricoltori, purtroppo. Lì come non è facile individuare dallo scarico che combustibile usi. Infatti. Poi, bravo Carrasse, allora fatelo togliere, le promettiamo che saremo più bravi, dice un artista bravo anonimo, fate togliere il multivelox. Beh, ma se sei bravo non ti dà fastidio. Allora, bravi che fate i controlli, soprattutto nelle piazze alla sera, grazie, dice Maurizio. Sì, nelle piazze, soprattutto la piazza Dallò, qui vicino alla vostra redazione, meno male si è ripopolata rispetto a alcuni anni fa che era deserta, siamo contenti. Ogni tanto ci facciamo vedere, perché è giusto che ci sia un po' di ordine, anche ho notato sui social che non tutti sono d'accordo vedere le auto della polizia locale quando la sera c'è pieno, ma insomma fa parte del nostro lavoro, e se, come diceva lei, con l'autovelox chi non ha problemi, non ha nessun pensiero a vederci, certo, e va bene così. Perché c'è infatti più polemica, un messaggio più polemico: perché dovete venire tutte le sere a controllare in piazza Dallò e vedere che cose ai ragazzi di Arci che sono brutti e cattivi, perché avete paura di qualcosa, dice altro ascoltatore. Noi ci limitiamo a vedere un servizio normale. A Castiglione il posto più popolato di sera è diventata piazza Dallò, quindi è giusto che nei percorsi che che indico ai miei collaboratori alla pattuglia rientra anche piazza Dallò, ci mancherebbe altro, anche perché qualcuno può avere anche qualche problema, una richiesta o qualsiasi cosa, ma poi dico, certo, vedere la macchina polizia locale che si ferma per qualche minuto in piazza Dallò, chi può temere qualcosa? Poi, buongiorno Carrassi, come faccio a sapere se ho preso una multa? Non so a che velocità sono passato davanti a uno speed check, dice un ascoltatore. Allora, bisogna dare il tempo di, tra virgolette, metabolizzare la sanzione. Se l'ha presa deve aspettare una ventina di giorni col numero di targa, chiama in comando e gli sappiamo dire qualcosa. Benissimo. Poi, comandante, buongiorno,
fate i controlli per rispetto delle norme igieniche, altrimenti a settembre, poi a settembre-ottobre ci troviamo di nuovo col Covid, anche dice un altro messaggio ancora. Adesso è tutto libero. Adesso è libero, sì. Ci dobbiamo attenere a quali sono le norme, certo, ministeriali. Allora, voi dovete controllare sempre Piazza dell'Opera, perché ci sono delle persone, insomma, così e cos'ha. Adesso io non vorrei leggere il messaggio per non offendere nessuno. Il nostro controllo in Piazza dell'Opera continuano a evidenziarlo. Dico, non è un controllo di polizia che ci fermiamo, controlliamo i documenti a tutti, ci mancherebbe altro. I miei collaboratori della pattuglia hanno un percorso che durante i servizi, sia di giorno che di sera, fanno, a meno che non ci siano esigenze particolari. All'interno di questi percorsi, ci mancherebbe altro, lo sottolineo, inserisco sempre la Piazza dell'Opera, che è una zona del centro. È semplicemente, anche un cittadino può avere anche un piccolo problema a cui rivolgersi, quindi la sosta è di pochi minuti, ma questo non dobbiamo darne conto a nessuno. Certo. Ed è un semplice visibilità, cioè ci sono altre persone, la penso completamente diversa, dove vorrebbero vedere la macchina girare sotto casa in continuazione, certo. Quindi... guarda, infatti è arrivato, guarda che il controllo delle piazze è giusta la sua presenza, dice un ascoltatore che invece approva. Carrassi, c'è Sergio di Montichiari, faccio tanti auguri di bentornato. Grazie per il bentornato. Comandante, al semaforo all'ospedale ci sono ancora multe? Sì, lo dicevo prima, sono in modo assiduo e costante, purtroppo. Castiglione è super sicura con tutte le telecamere, grazie, appunto arriveranno altre 50, ha detto il comandante. Anch'io sono per i controlli, bravissimi, dice un altro messaggio ancora. Più che controlli, direi, è visibilità, ecco, la parola giusta, non sono controlli che ci fermiamo e controlliamo, solo visibilità, in modo molto flessibile, a volte ci sono delle macchine fuori posto e chi va a farsi l'aperitivo o al bar ha anche il tempo a volte di andare a parcheggiare nei parcheggi dovuti. Abbiamo Piazza Repubblica, dico, non stiamo andando all'ospedale o in urgenza, stiamo andando al bar a sederci al tavolino e la macchina, se la mettiamo a 50 metri, 100 metri, non facciamo anche che un dovere civico è di buona educazione, non ci aiuta a smaltire quello che consumiamo. Esatto, non lasciarla di traverso. Quindi... e poi quelle persone magari che parcheggiano male, il giorno dopo vanno in palestra perché hanno dei grassi da bruciare, certo. Ma tu li bruci se vai a 50 metri e parcheggi, certo. Bruci 100 calorie. Ma sai che lei vede andare in palestra a fare manovre incredibili per parcheggiare il più vicino possibile per poi andare a camminare sul tapis roulant, sì. Cioè, ecco, siamo vabbè. Allora, ricordiamo che ci sono tanti malori, fate bene ad esserci. Tanti malori, probabilmente tanti balordi, forse cose di questo tipo qua. Poi ancora, chi rompe le scatole per la polizia o è un ladro o è una spia. Bravi, dice, e bravo Dara. Poi, Viale Longhi, fatto male, solo per spot elettorale, dice, vabbè, ma... allora, era previsto anche prima. Allora, da controllare lo stabile del campo sportivo, tutte le notti si picchiano per la droga. Campo sportivo? Campo sportivo, lo stabile del campo sportivo. Poi Carrassi, che è referente alla sicurezza, dato che hanno distribuito le deleghe, chiedono. E poi ancora, Manuela chiede se tutti possono chiedere l'uso della piazza per cene o eventi. Beh, però lì si chiede in comune, non alla polizia locale, no? Mi pare. No, cene per eventi vanno fatte le richieste e vanno valutate di volta in volta. Poi, bentornato temporaneo, sta bene, era preoccupato, dice Ettore, anche. Grazie Basta. Della solidarietà e della... dei complimenti, grazie. Allora, grazie. Siamo in chiusura, noi ringraziamo tantissimo il comandante della polizia locale di Castiglione delle Stiviere, Antonio Carrassi. Comandante, grazie. Grazie, bentornato. Grazie all'accoglienza di Tempo Radio e tutti i radioascoltatori che mi seguono. Grazie, buona giornata.